A correre alle prossime elezioni comunali a Bolzano ci sarà anche Casa Pound. Il movimento della tartaruga frecciata ha annunciato stamani in conferenza stampa la volontà di candidare e con un proprio candidato sindaco, Maurizio Puglisi Ghizzi. Visto il panorama politico desolante di quello che è successo in questi giorni per cercare di accaparrarsi un posto in consiglio comunale o un posto di sindaco da parte delle altre forze politiche, abbiamo deciso che, come sempre, per fare e per ottenere qualcosa per i cittadini italiani di Bolzano era il caso che noi scendessimo in campo. Una candidatura non del tutto scontata, fino all'ultimo infatti la discesa di Casa Pound non era del tutto sicura. Si pensava che non candidavamo perché avevamo mille altre cose da fare molto più importanti secondo me. E chi ci ha convinto a candidarci è stato fondamentalmente il popolo. Tutti ci hanno chiesto in tutti i quartieri di candidarci e non possiamo assolutamente deludere la nostra popolazione. Ma quali i punti principali del programma di Casa Pound? Fare la prima cosa, snellire quello che è l'iter burocratico della politica amministrativa comunale di Bolzano, sia in comune che nelle circoscrizioni, e poi principalmente sicurezza, lavoro, casa e riqualificazione dell'intera città e il togliere l'ingessatura in cui in questi ultimi 20 anni è stata costretta. E sul progetto Benco? Casa Pound si pone come a dichiarazione di voto quando è stato chiesto ai consiglieri comunali dell'ultima legislatura, quella che è decaduta dopo breve, e ad oggi, riassumendo, noi diciamo il progetto Benco, come si è arrivati al progetto Benco e come si è arrivati al fatto che Benco avesse in mano questo progetto, non ci è piaciuto affatto. L'alternativa però oggi è ridare quella zona in mano a un'amministrazione incapace che in 20 anni non è stata capace di creare qualche cosa. Il progetto è valido, pertanto a quel progetto noi diciamo sì, anche perché il Comune, il Consiglio Comunale, avrà la possibilità fino all'ultimo giorno e all'ultima pietra posata di quel progetto di poter controllare e capire se questo progetto sta andando come concordato. Pertanto oggi la città di Bolzano ha bisogno di questo progetto. Due le coalizioni nel centrodestra, una quella che vede come candidato sindaco Mario Tagnin e l'altra Giorgio Holzman. Casa Pound però corre da sola. Ma non c'erano margini per possibili alleanze? Per come la vediamo noi da una settimana a questa parte, perché da una settimana che riflettiamo sulla candidatura, no, allo stato attuale, per quello che abbiamo visto e sentito, no, abbiamo sentito soprattutto troppo e abbiamo visto poche cose realmente concrete, quindi no. Una candidatura ambiziosa che punta al ballottaggio. Casa Pound punta al ballottaggio, certo. Noi pensiamo di arrivare a governare questa città. Bolzano ha bisogno di un sindaco di Casa Pound, e proprio perché Bolzano ha bisogno di fatti concreti, non ha bisogno delle continue chiacchiere, non ha bisogno di situazioni paludose che vanno solo a discapito dei cittadini.